Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo un classicone, non il primo, il secondo perché quelli li ho fatti veramente tante volte perché sono i più belli in assoluto, soprattutto il secondo di Monkey Island. E invece vorrei fare con voi il terzo perché l'ho fatto solo una volta tanti anni fa, più o meno quando era uscito, poco dopo. E quindi non me lo ricordo benissimo, cioè ovviamente non è bello come i primi due, però non era male, insomma, sicuramente meglio del quarto. Allora, questa volta è sottotitolato in italiano, doppiato in italiano, quindi non dovrò neanche leggere e avrete voci migliori della mia, insomma. Perfetto. Allora, io direi ovviamente facciamo una storia di pirati, fanfaroni e smargiassi, ma con più enigmi. Vai! Le scimmie ci ascoltano. Dai, è LucasArts. Grandissimi. Nel cuore dei Caraibi. Monkey Island. Diario del capitano Guybrush Threepwood. Perduto in mare da giorni, senza equipaggio né strumenti. Niente provviste, a parte mezza pannocchia, e se non trovo presto dell'acqua, per me sarà finita. Solo la speranza di ritrovare il mio amore Elaine mi spinge a continuare. La ricerca del favoloso tesoro di Big Whop mi ha ridotto in questo stato. Credevo di conquistare fama e gloria, invece mi sono gettato tra le braccia del mio nemico, lo zombie pirata LeChuck. Ho frustrato il suo desiderio di sposare Elaine e lui si è vendicato. Sto morendo di sete. Se solo potessi avere un bicchiere d'acqua, troverei la forza di navigare ancora. Ma so che non c'è altro che oceano per miglia e miglia. Se raggiungessi la terraferma, potrei trovare acqua e cibo. Frutta, forse. Qualcosa per combattere lo scorbuto e rimettermi in forze. Magari delle banane. Perché mi torturo così? Potrei anche desiderare un pollo arrosto e un enorme boccale di grog, per quel che vale. Oh, mia dolce Elaine, sono condannato a morire di fame in mezzo all'oceano senza rivederti un'ultima volta. Sono... La maledizione di Monkey Island. Questa è la musica della mia infanzia, da videogiocatrice. Grandissimo. Vabbè, mi sa possiamo anche saltare. Ok. Il dono del pirata zombie LeChuck. Mi dico Wally. Devo uscire di qui e aiutare Elaine. Se Oh. solo potessi oltrepassare questa porta, poi potrei facilmente sopraffare le guardie armate qui sopra, scavalcare la fiancata e raggiungere la costa. Silenzio, prigioniero! Mo metto i sottotitoli anche quando parla perché sennò magari non si sente. Allora, il menu F5, vediamo. Opzioni. Sottotitoli, entrambi. Ok. Vai.
Vai. Piccolo pirata. Così è il menu. Ci abbiamo dei palloni di elio. Così invece era guarda, spingi, parla. Stai lontano. Sono Guybrush Threepwood. Tu chi sei? Guybrush Threepwood. E tu chi sei? Io sono il malvagio pirata Sangue al Naso, il più cattivo che mai abbia navigato sotto la bandiera del re Teschio. Ti avrei dovuto mangiare il naso appena ti ho visto. Diciamo, quella non è una barba finta? Non è una barba finta. Il pirata Sangue al Naso non potrebbe mai avere una barba falsa. Sì che è falsa. L'hai incollata ai peli delle tue orecchie. A onor del vero, è una barba molto sofisticata, di un tessuto proveniente dal petto e dai capelli della parte posteriore della testa di veri pirati. Spero che metta le radici se non la lavo per un po'. Ehi, aspetta un attimo. Tu non sei un pirata. Wally! Non mi riconosci? Sono Guybrush Threepwood. Oh cielo! Salve, signor Wood. L'ultima volta che ti vidi eravamo prigionieri nel sotterraneo di LeChuck. Perché ti sei arruolato su una nave di morti viventi? Ecco, signor Brush, all'inizio ero un po' dubbioso. Ma grazie ai seminari di LeChuck, colloqui motivazionali e pappalibri sonori, sono divenuto un feroce corsaro. Anche tu puoi. Chiedimi come. Allora, che facciamo? Chiediamo dei seminari che mi incuriosisce. I seminari aiutano a focalizzare le cose. Non hai idea di quanto ti riempia di energia essere capace di dire a te stesso: sì, sono uno spregevole, vile, infame pirata, meritevole di biasimo e riprovazione, ma quel pirata è davvero ciò che voglio essere. Tutti furono davvero molto d'aiuto. Avemmo questa grande sensazione di sinergia. Poi LeChuck buttò giù la porta a calci e disse: feti da feccia! Tornate a lavorare o vi picchierò con le vostre stesse gambe! Vabbè, direi che questo possiamo evitare, mi sa. Hai qualche libro a cui dare un'occhiata? A cui potrei dare un'occhiata? Ecco. Questo volantino spiega le basi della filosofia che segue. Filosofia. Allora, vabbè, non sono dell'umore per questa roba. Chiediamo aiuto a Wally, no? Liberami, Wally. Non posso, signor Brush. Ora sono il malvagio pirata Sangue al Naso. E d'altro canto, anche se salissi sul ponte, LeChuck ti farebbe a fettine. Cosa c'è dietro la porta? Quella è la porta della stiva del tesoro di LeChuck. Ci sono montagne di oro e argento. Ha portato tutto il bottino che è riuscito a rubare per darlo ad Hélène. LeChuck è convinto di poter comprare l'amore di Hélène. Vabbè, basta che ci credi. Quali sono i piani di LeChuck? Ha lavorato su un'arma segreta, un'incredibile palla di cannone, molto potente. Sta per usarla per far saltare le mura del forte. Così la sua ciurma potrà invadere l'isola. Tiratene fuori, Wally. Fuori, Wally. Sangue al naso per te, spilungone pidocchioso. Vabbè, iniziamo a fargli del male. Chiudi quella boccaccia, pesce palla dalla pancia gialla. Un'altra sbirciata e ti sbatto dentro. Guarda, noi abbiamo sconfitto il maestro di spada, quindi capirai. Tu e quale flotta? Tu e quale flotta? Tu, schifoso scarafaggio, ancora una parola e ti distruggo. Non è abbastanza fegato? Non è abbastanza fegato. È così. Faccio a pezzi, ti faccio. No, non posso. Però Wally. No, non posso proprio. Hai ragione, signor Boot.
nemmeno! Non sono nemmeno antipatico! Oh! Piccolo Wally. Allora, grazie dell'uncino, questo ce lo prendiamo. E andiamo. No, non si illumina le cose, mi sa. Vabbè. Cannone. Proviamo a usare il cannone. Ah, ok, devo sparare a questi. Capirei, c'è una mira. No, vabbè. Allora, giù. Ok, poi. Ehi, ti stai avvicinando, amico. Lo so, è quello che voglio. A posto, due prese. Guarda quello che fai. Poi vediamo. Così. Cazzo. Ops. Non volevo. Ok. E va. Sapessi. E che Pasqua. E dai. Addio. Sto diventando bravo. Beh, che schifo. Le ossa e tutto il resto stanno galleggiando attorno alla nave. Scovolo. Pialo. Pratico da mettere nei pantaloni. Palla di cannone. Che ne so, di pure questo. Troppo pesanti. Ah, che ne so. Ma aspettavo di sì. Buco della serratura, guardiamo. Vedo un diorama in cui i bambini di tutto il mondo vivono liberi in pace. No, aspetta. Non può essere questo. Beh, dire di no. È troppo buio per vedere cosa c'è dentro. E prova a aprire. Non ho i miei arnesi da scasso. Prova a parlare. Se c'è qualcuno di voi puzzolenti figli del demonio laggiù, potresti aprire questa porta? Ma non è che voglia scappare o che? Vorrei solo fare due passi fuori e bermi qualcosa di forte. Aspetta che ti apro. Grata? Grata. E fin qui. Parla. Non c'è nessuno lassù ad ascoltarmi. Nessuno di simpatico, cioè. Dai, che sei alto, ci arrivi. Non ci arrivo. E allora proviamo questo con questo. Ok, e questo qua. Il gancio è troppo grosso per entrare nella grata. Ma questo cos'era? Ah, la lettura piratesca, mo' curioso. Lo stile le ciacche. Lo stile le ciacche. Capitolo 1. Come far star più di 15 uomini su una cassa da morto. 15 uomini. Oddio, Wally, però, eh. Che agonia. Non posso scivolare oltre il cannone. Allora, qui c'è un teschio che parla. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Io sono Murray, lo scheletro demoniaco. Oh, il temibile teschio demoniaco. Ho bisogno di ossa. Forse prenderò le tue. Cosa farai? Un testa a testa. Mi verrà in mente qualcosa. Potresti. E potresti tirarmi giù così posso morderti. No. Come non detto. Prendiamolo in giro. Sei spaventoso quanto un fermaporta. Ma un fermaporta molto cattivo, vero? Oh, lascia perdere. Posso chiamarti Bob? Bob? Puoi chiamarmi Murray. Murray. Sono una potente forza demoniaca. Sono il messaggero della tua disfatta. E le forze dell'oscurità mi applaudiranno mentre varcherò la porta dell'inferno reggendo la tua testa su una lancia. Varcherò? E va bene, rotolerò attraverso la porta dell'inferno. Devi per forza fare il guastafeste. Vabbè. È stato piacevole parlare con ciao, te. Ciao, Marre. Vai, corri! Vai! Allora, questo che cos'è? Terrificante teschio! Finché non muori verrò a visitarti nei tuoi più orribili incubi! Se ti va? Rottami, via. Non ci arrivo così lontano. Vabbè, c'hai sto coso questo. Le mani su quell'arma. Se potessi mettere le mani, punto. C'è una spada. Ehi, è il mio braccio. Ridammelo. Ma se prendo pure lui? Non so perché, lo lascerei là, però. Ehi,
Ah, ecco. La cattiveria. E vabbè, torna dentro. La spada dove sta? L'ho già presa? Ok, c'ho una spada e un braccio. Vediamo un po' se riesco a aprire quella spada. La porta è troppo robusta per tagliarla con la sciabola. E allora usa il braccio, che non so. Non posso usare il braccio con quello. Ah, aspetta, buco della serratura. Forse non ho messo buco della serratura, ma ho messo porta. Non sono mai stato bravo a scassinare, ma sono sempre un temibile pirata, credetemi. Vediamo se Wally dice qualcos'altro. Non lo voglio disturbare. No. Ha avuto una giornata dura. Corda. Ecco, questa non l'avevo vista. Prendila. È aggrovigliata tra quei detriti. Non riesco a raccoglierla. Però la puoi tagliare. Anche se riuscissi a liberarla, è troppo corta e consumata per essere utile. E allora appendici questo. La corda è troppo corta e consumata. Corda inutile, niente. Però questa sì. Questa la posso prendere. Oddio, Wally. Non potrei mai sciogliere quel nodo. Vabbè, adesso ce l'hai questo per tagliare. Vai, taglia. Assaggia il freddo acciaio, debole cordicella. Ok, mia. Non potrei mai. E da. E pia questo. Ma no, usa cannone. Aspetta, aspetta. Corda di bloccaggio del cannone. Non me la fa usare? Vabbè, allora possiamo, che ne so, mettere questo qua. Non posso usare un pallone. No, allora mettiamoci il gancio. Sì. No, il braccio. Non posso usare il braccio con quello. E si ritagli? È già tagliata. E che l'hai tagliata fa? Usala. Non potrei mai sciogliere quel nodo. Perché l'ho tagliato questa corda? Ah, ok, forse adesso se sparo il cannone vola. Ora, ok. Dividerò la mia dolce metà in due distinte metà. Così capirà quanto io l'amo. Donna, una cannonata in panza. Per l'ombelico di Nettuno, questa era vicina. Oh no! Ho perso la sciabola quando la nave si è capovolta. Wally, chissà che fine ha fatto. Sto diretto inquietante. Vedo già di lui più di quello che vorrei. È le Chuck in tutta la sua boria. Gloria. Carillon, prendilo. Soprattutto quando la nave si è capovolta. Dispositivo di galleggiamento. La pirata che si rispetti si farebbe vedere in giro indossando questa roba. Vabbè, però magari è comoda, no? Pettine di LeChuck usato. Credo che LeChuck ne abbia più bisogno di me. Vuoi non pigli niente? Non voglio neanche immaginare quali fossero i problemi di LeChuck per questo. Sacchetto, ecco, questo sacchetto non ho visto. Spiccioli di legno. Un piccolo tesoro. Ehi, c'è un grande anello con diamante dietro questo sacchetto. Mio? Ok. Sacchetto di spiccioli e l'anello. Boh, che ce faccio con sta roba? Sacchetto di spiccioli. Non accetta monete di legno. Non accetta monete di legno. Non ha bisogno di gioielli. Ah, posso tagliare questo. Grande diamante. Ma se la mette però la cosa di salvataggio, eh? Eh certo, ne eri in grande pirata. Vai, Elen, mitica. Guybrush, ti credevo.
l'avevo perduto per sempre. Sei davvero tu? Sì, Elena. Pensavi sul serio quello che hai detto? Che sono l'unico uomo che tu abbia amato? Sì, Guybrush. È la verità. Elaine, io sono un uomo d'azione. Un gradasso, un poco di buono, un vagabondo. Un uomo che può trattenere il respiro per 10 minuti. Non ho legami né rimpianti. Seguo il vento e vado dove mi porta l'avventura. Ma in qualche modo qualcosa mi guida Guybrush, sempre. Guybrush, finiscila. Elaine, vuoi sposarmi? Guybrush. Oh, Wally, sei vivo. Ma come sei sopravvissuto all'esplosione? Sono stato sbalzato fuori. Fortuna che non avevo la cintura di sicurezza. Wow, Elaine, che anello! Grazie, Wally. È l'anello di fidanzamento di Guybrush. Ehi, somiglia a quel grosso diamante che LeChuck teneva nella stiva. Sai, quello con quella orribile, sfigurante maledizione voodoo. Sono sicuro che Guybrush non ti avrebbe dato quell'anello. Devo andare. Ho sentito che c'è un posto dove tolgono i tatuaggi sull'isola. Al matrimonio! Guybrush! La maledizione peggiora. Comunque la voce di Wally non mi fa impazzire, onestamente. Oh no, Elaine non sarà contenta di questo. Beh, direi di no. Elaine, devo trasformarla in qualche modo. Elaine, tesoro, tutto a posto? A postissimo. Qualcosa? Ora inizierò a liberarti da questa maledizione, ok? Peserà una tonnellata. Oh, senza offesa. Siete sente. Chissà quanti carati. No, no, pessima idea. Allora, vediamo. Il centro Long John Silver per le arti teatrali presenta Spear. Benvenuti a Puerto Pollo. Dice, benvenuti a Puerto Pollo dalla confraternita del pollame di Plunder Island. Mi devo. Un pollo selvatico. Conosci delle belle storie piratesche? Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa qui. Il fortino. Elena, ciao. Pulsante segreto. Divertente. No, te prego, lento pure tu. No, perché sono tutti lenti? Tizione ardente, prendilo. Mo dice, brucia, no, posso prendere. Ah, no, non si fa sti problemi, Guybrush. Targa. È una targa informativa posta dall'associazione naturalistica di Plunder Island. Pollo selvatico di Plunder Island. Appartiene alla fauna più comune di Plunder Island e per questo dà il nome alla capitale, Puerto Pollo. Che Puerto Pollo. Conosci delle belle storie piratesche? Perché chiede storie piratesche a ai galline qua, ai polli? Meglio di no. Vabbè. Questo? Segni voodoo. Misteriosa. Allora, quindi è Monkey Island questa. Quindi si può andare lì, si può andare qui. Fortino sto. Questo. Qua la nave no? Vabbè, stiamo qua, andiamo qua. Queste musiche le conosco. Oh, c'è Murray? No, aspetta. Non mi fa parlare con Murray. Forse se cammino parla. Lo sapevo. Ancora tu. Semplicemente la più terrificante personificazione del male mai vista. Sì, certo. Ti porto un avvertimento dal regno degli inferi. Non proseguire in questa palude. Torna indietro. Torna indietro. L'oscurità ti avvolgerà. Come hai fatto arrivare lassù? Come hai fatto ad arrivare lassù? Grazie alla pura forza di volontà. D'accordo, sono stati quegli strani bambini voodoo. Mi trovarono sulla spiaggia e mi misero in cima a questa lancia. Credevano di essere spiritosi.
Hai bisogno che ti aiuti a scendere? Ti aiuti a scendere? Aiuto! Non ho bisogno d'aiuto da voi miseri mortali! Io sono Murray, il teschio del potere demoniaco! Va bene, chiedevo soltanto. Ma non fraintendermi, apprezzo l'offerta. Infatti uno, cioè, vuole essere gentile. Cosa sei, guarigione dalle maledizioni? Cosa sei, guarigione dalle maledizioni? Sì, sono pratico di malocchi. Ecco perché sono un teschio parlante senza corpo sulla punta di una lancia nel mezzo di una palude. Sembri amareggiato. Mi spiace, è stata una giornata pesante. Vabbè, ciao. Mi piacerebbe fare due chiacchiere, ma devo andare. Allora, andiamo, vada la signora Voodoo. Macchina per gomme da masticare. Non sono un vandalo, sono un pirata. Vabbè, però c'ho sti spiccioli, dai, magari funziona. Wow, ah, vedi, funziona. Wow, un intero pacchetto di gomme. Eccole qua, pacchetto di gomme. Gomme da masticare essiccate. Essiccate, che schifo. Forbici giocattolo. Non mi servono queste stupide piccole forbici. No, però la colla. Ah, la colla sabbia, però. Le bambole voodoo le prendi? Non mi serve. È solo un giocattolo. Però la colla l'ha presa. Vabbè. Usa la lingua dell'alligatore. Eccola, mitica. Dai che lo sai, eh. Non ti ho già visto da qualche parte? Direi di sì. Noi ci conosciamo da molto tempo, Guybrush Threepwood. Le ciabattelle sono bellissime. È passata molta acqua sotto i ponti, quindi è comprensibile che tu mi rammenti. Ci incontrammo su Melee Island, la prima volta che tentasti di divenire un pirata. Aspetta un attimo, stiamo per fare una di quelle scene di flashback? Mi fanno sempre venire la nausea. No, la farò breve. Ti aiutai per due volte a sconfiggere il malvagio pirata LeChuck. La prima volta preparando l'antiradice voodoo. Comincio a ricordare. E quindi di nuovo aiutandoti a preparare una bambola voodoo con le sue zompesche sembianze. È vero. La voce di lei invece è figa. Mi ha aiutato tanto e non conosco ancora il tuo nome. Beh sì, signora Voodoo. Sono conosciuta con molti nomi su tante isole. Ma i nomi sono poco importanti. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro, Guybrush Threepwood. Sì, hai ragione. Ehi, stai prendendo. Chi sa dire che c'ha un nome orrendo? Ho tante cose da raccontarti. Storie da raccontarti. Storie? Sì, bene, io avverto una. Ma ti devo parlare di LeChuck e di Hélène. Ora sto per scomparire in una grande esplosione di luce. Copriti gli occhi. No, 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 aspetta. È cominciato tutto su Dinky Island. Sapevo che LeChuck era vicino. Sto per scomparire da un momento all'altro. Ok, ok, niente storie. Bel posto, mi piace come l'hai sistemato. Grazie, perdona il disordine. I ragazzi sono venuti a giocare con le loro bamboline voodoo di carta. Oh, sono bambini adorabili. Vuoi vedere le fotografie? No, ti prego, no. Forse è più tardi. Sì, non c'è tempo per questo. Avverto che qualcosa di terribile sta per accadere. Ehi, sei brava! Qualcosa di terribile è già successo. Mi sono finalmente dichiarato ad Hélène. Congratulazioni. Non mi sembra poi così terribile. E quando le ho dato l'anello di fidanzamento è stata colpita da un'orribile maledizione pirata e tramutata in una statua d'oro per l'eternità. Ah, questo spiega tutto. Ero stata colta da un'ondata di inarrestabile odio e rabbia. Sì, quelle ciacche è davvero un cattivone. Stavo parlando di Hélène. Non c'è tempo per preoccuparsi di questo, dobbiamo fare in fretta. Niente panico, Guybrush. Sarà al sicuro finché non avremo annullato la maledizione. Tu devi preoccuparti solo che non venga rubata.
dove l'hai nascosta? 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 Non l'hai nascosta? Una statua d'oro massiccio su di un'isola piena di pirati. A che diavolo stavi pensando? Vai, Guybrush, corri, prima che sia troppo. Non è molto furbo, Guybrush. Infatti. Elaine! Devo riaverla. È così imbarazzante. Sembra che abbia bisogno di un aiuto. Qualcuno ha rubato Elaine. Questo è terribile. Sarà difficile riaverla indietro. Tu sai chi l'ha rapita? Non per certo, ma sospetto che siano stati quei sordi di pirati all'ancora a Danger Cove. Puoi darmi qualcosa per annullare la maledizione? No, la maledizione di LeChuck è molto potente. Alimentata dalla sua intensa rabbia e frustrazione nei confronti dell'altro sesso. Non ho niente per togliere una maledizione così potente, ma c'è modo. Grande, dimmelo! Devi sostituire l'anello maledetto con uno puro di valore uguale o superiore. Una buona stima sono 2 mesi di stipendio. Dove posso trovare l'anello? Un enorme diamante libero da maledizioni. Le leggende narrano di un enorme anello di diamanti su Blood Island. Blood Island? Non la conosco. Ti sarà presto molto familiare. Ma devi essere cauto, Guybrush. Ho visto che il tuo viaggio sarà colmo di pericoli e di trappole. Ho visto anche che Blood Island sarà il luogo ove tu morirai. Morirai? Hai detto morirai? Proprio io, morto? Non essere infantile. Non c'è un modo meno pericoloso? No, il valore dell'anello di Blood Island è essenzialmente sentimentale. Rappresenta un amore vero, puro, una forza più grande di ogni altra al mondo. Oh, che bello! Io credo di avere qualcosa nell'occhio. Non farti beffe di una sacerdotessa voodoo. Sta minacciando. Come ci arriva a Blood Island? Ti servono 3 cose. Una mappa di Blood Island, poiché il viaggio è lungo e pericoloso. Una nave solida che ti conduca laggiù. E un equipaggio esperto. Mappa, nave e ciurma. Bene. Come faccio a trovare l'anello su Blood Island? Su Blood Island. Tutto ciò che posso dirti è che vedo una lunga e dolorosa storia collegata a quell'anello. E sento una profonda tristezza attorno ad esso. Ne saprai di più una volta che avrai davvero trovato l'isola. Devi venire con me. Blood Island sembra pericolosa, devi venire con me. No, non posso. Ho vissuto su 3 diverse isole negli ultimi 6 anni. Sono stanca di viaggiare. Inoltre devo ancora pagare il mutuo di questo relitto. Chi sarà l'unico personaggio femminile del gioco? L'unico personaggio femminile del gioco. Devi venire, sei la mia unica speranza. No, Guybrush, ce n'è un'altra. Blood Island, sto arrivando! Ah, vediamo un po' che isola è questa. Ma chi è? Non l'abbiamo letto. Ah no, Plunder Island. Ok. Plunder, bottino, suona appropriato, molto piratesco. Naturalmente. È una specie di comunità per gli ex pirati a riposo, Willy Lou. Sembra eccitante. Ultimamente c'è stata anche troppa eccitazione sull'isola. Riguardo il governatore Marley, le Chuck e il pollo gigante. Facciamo Eden il governatore anche di quest'isola? Anche di quest'isola? In effetti,
Elaine è il governatore della zona delle tre isole. Millie, Booty e Plunder. Booty e Plunder. Si è trasferita qui nel suo fortino dopo che il suo personale di cucina e i giardinieri lasciarono la sua casa su Booty Island. Vabbè, grazie, ho sentito quello che mi serviva. Vabbè, grazie per l'aiuto, devo scappare. Bene signori, direi che come primo episodio ci fermiamo qui. E niente, vabbè, Monkey Island è Monkey Island, quindi sono troppo di parte. Fatemi sapere se a voi piace. Ovviamente non è come i primi due, come vi ho detto all'inizio, però è molto carino. Come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo episodio.